Buongiorno a tutti, tutte, ciao Vitamina, buongiorno anche a te. Allora, in questo video, mattiniero, super super mattina perché ho un po' di tempo, però vi farò finalmente vedere tutti i rossetti della linea Prisma, che è un nuovo rossetto che uscirà nella prossima campagna, cioè la 18. Io ho il catalogo qui, questa è la copertina di questi rossetti. Si chiamano Novità Marche Labbra Effetto Prismatico, che include 4.000 perle. Allora, questa è la copertina, quindi come inizia tutto. Praticamente è un rossetto che ha alta lucentezza, effetto intenso, colore a lunga tenuta. Ci sono 20 tonalità, di cui 11 si chiamano futuristico nudo celestiale, che sono quelle che a me mi attraggono di più, cioè sono più belle. Perché a me piacciono le cose particolari, le cose eccentriche, le cose fuori dal comune. Allora, vi leggo la categoria. No, la categoria sì, ciao. La descrizione: alta lucentezza con perle in tre diverse tonalità per creare una luminosità multisfaccettata che ti segue ovunque. Ha la confezione luccicante, contiene 4.000 perle, ve l'ho detto. Alcuni di loro, che sono molto più chiari, hanno un bordello di glitter. Io mi devo sbrigare perché voglio farli velocemente, perché se non metto a parlare, buonanotte. Gli altri invece si chiamano futuristico nudo celestiale, che sono anche belli, molto meno pigmentati questi chiari, però quelli scuri sono molto molto pigmentati e durano tanto. Io sinceramente non ne ho preso neanche uno perché non mi piacciono, sono troppo glitteroso. Ho detto beh, prendo i campioncini e poi vedo su per giù se me ne piace qualcuno. Allora opterò per prenderne qualcuno, però non credo, perché alcuni li ho provati. Credo me ne piace qualcuno, però ho paura che magari poi non lo uso di qua e di là, quindi meglio evitare. Infatti non mi sono truccata molto, non ho messo make up sopra gli occhi molto marcato, perché essendo che dobbiamo provare tutte queste tonalità, ho detto vado semplice una matita e basta. Sul viso non ho applicato niente se non la crema idratante e ho aggiustato leggermente le sopracciglia. Allora, queste sono le 11 tonalità. Già intravedete qualcuno di carino. E li andiamo a provare. Cosa farò? Io vi farò vedere il nome del rossetto. E poi stopperò e vi farò vedere com'è il colore. Perché? Questo perché? Perché stando, non voglio perdere tempo, capite? Allora, il primo è Supernova Kiss. Eccolo qua, ve lo faccio vedere anche sul catalogo. Allora, il Supernova Kiss è questo di qua, ok? Ora lo indosso e vi farò vedere. Ecco, questo è il Supernova Kiss, che non è male, vero? Come colore è molto molto bello. Allora, cosa dirvi? Profumo fantastico e super idratante. Ah, mi piace il mio rosario. Bello. Oh, tutti fini. Bello, eh? Infatti ieri. È bello perché comunque ti dà delle labbra abbastanza corpose, ve lo vedete. Sì, mi piacerebbe anche acquistarlo perché sinceramente non mi sta male, vero? Poi voi sotto i commenti mi dovete dire qual è che mi sta. Io tanto lo so, però sapete come consiglio. Passiamo all'altro. Allora, quello che vi faccio vedere è il Fair Magic. Che questo praticamente è un violetta molto molto chiaro, si devono fare abbastanza passate perché non si vede, sembra tipo come un illuminante. Indosso. Ecco, questo è il Fair Magic, praticamente una specie di viola lilla molto chiaro, che però insomma si sì, per scrivere è bellissimo. Sì. Mi strapiace tanto. Bello chiaro, è bello. E per esempio questo lo comprerei anche, però sapete che mi si dio un sacco di rossetti. Adesso proviamo il Stellar Glow, che questo è un amore, bello. Io questi viola li adoro. Ok, strucco e passo a questo.
Ok, questo è il Stella Glow, molto molto bello, tipo questo lo comprerei anche, perché comunque vedo che mi dà molto luminosità, non lo so, mi piace, forse perché io ho questi colori così, tipo come il THO, TKO dell'Avon, della linea, quella MAC, mi piace tanto, bello, 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 mi strapiace tanto. Ok, adesso ne proviamo un altro, che è il Sonic Blue Boom Sonic, che è questo super scuro viola e già dal colore non mi riesce, però indossiamolo. Ciao! Questo è il Sonic Boom. No, devo dire che non è male, vederlo diciamo dal campioncino troppo scuro, troppo schifoso, eh? Ma a me di senso vedere che lo cambio. Bello. No, devo dire che non è male, non è il mio genere. Questo è una specie di violaceo molto molto scuro con tipo un tipo riflesso viola. Non è male, eh? Non è male. Adesso proviamo il Lunar Stellar. No, Lunar Glaze, scusate. Che è questo di qua, che è il grigio grazioso che volevo provare, che non ho provato tra tanti. Ok, questo è il Lunar Glaze. È un grigio, perché l'ho sbocciato anche qui per farvi capire meglio. È un grigio, vedete, con delle perlescenze. È un grigio, non un grigio argento, uno di quei grigi tipo un pochettino spenti, ma leggermente. Non è male, però dovete fare un bel po' di passate perché sennò non si riesce a vedere il colore. È come se fosse tipo una specie di illuminante da mettere sopra qualche rossetto per andare un po', per andare a dare un pochettino di luminosità. No, io mi potrei impiegare veramente nei negozi quando escono tipo le nuove collezioni, fare i video, mostrarli, fare pubblicità, no? Cioè. Ah, veramente troppo carino, non c'è sono. Oh. Sembra un rosato, però non lo è. È un grigio che ha questa cosa luminosa. Carino. Adesso proviamo il Reflection Scandal, che è una specie di rosso, proprio rosso. Vediamo se magari posso prendere un po' di vedere. Ah, ecco, questo è il classico rosso. Scusate se l'ho fatto. È il classico rosso. Va bene, strucco e applico e mostro. Questo è Reflection Scandal. Allora, è un rosso che ha dei pigmenti sull'oro. Capite? Quindi non credo che sia un rosso per tutte. Secondo me sarà un. Cioè, è un rosso per le bionde. Secondo me per le bionde sarà un po' la meraviglia. Perché allora, da qua non si riesce a capire bene, però. Cioè, dei riflessi sull'oro. Neanche da qua si riesce a capire. Una volta indossato, poi vi appare tipo sto riflesso dorato. Capite? Comunque non è male come rossetto. A me personalmente non amo i rossi, però questo è caruccio. Però a me il rosso non piace come rossetto. Forse ancora non ho trovato il mio rosso. Allora, vi mostro l'altra tonalità che è il Futuristic Dream. Questo mi. No, questo non l'ho provato, questo è. Questo mi pare che è una specie di rosso fragola. Ok, provo. Ecco il Futuristic Dream, molto molto bello. È un rosa. Allora, è un mix tra rosa, fucsia e un fragola. È bello. Bello, bello, mi piace. Complimenti. Adesso vi mostro il Blast Off, che è questo. Questo l'ho provato anche, un pochettino mi piaceva. Questo è Blast Off, come vedete anche lui è una specie di rosso bordeaux, con qualche punta di fragola, qualche punta però. È bello. Mi piace tanto, però ho tanti rossetti che poi alla fine non ne compro mai. Bello, mi piace. Adesso vi mostro la penultima tonalità, che
E si chiama Energy Flash, quindi già dal nome Energy Flash pensate che è sopra un arancione, ecco. Cosa che a me, proprio gli arancioni non vanno giù. Ok, proviamolo. Questo è l'Energy Flash, come vi ho detto, un arancione che anche lui ha dei riflessi sull'oro, ma piccoli riflessi. No, non mi piace. Non uscirei mai con un colore del genere. Beh, questi colori in genere stanno a quelle rosse arancioni. Quelle tipo rossicce naturali. Ma mi stanno piacendo i miei zigomi, molto carini. Vabbè, lasciamo stare. Allora, l'ultimo colore che vi mostro della linea futuristico nudo celestiale. Celestiale? Sì, celestiale. È questo, è il Mystic Gaze, che è questo, che è proprio la meraviglia fatta in persona. È un verde acqua super glitteroso, amoroso, fighissimo. Questo secondo me è quello che volevano vedere tutti, forse per primo, non lo so. A me non piace, perché non piace? Non è molto omogeneo. Cioè, nel senso che dovete fare tante passate, perché a parte un colore chiaro, bla 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 bla. A me non è male, però non uscirei mai con un colore del genere, mai con tutte che sono esaurita. Adesso vi mostro le altre 9 tonalità, così ci sbrighiamo. Quindi le altre 9 tonalità sono futuristiche con nudo celeste, mi pare. Est per l'esattezza, ok? Allora, il primo rossetto, diciamo, della collezione è Orbital Lustre, che è un nude sul marroncino, eccetera. Indossiamolo. Eccolo qua. Ha qualche glitter sull'oro e anche qualche punta di arancione, ma leggermente, leggermente che poi spunta tipo sto nude. Mostriamo l'altro, che è il Pot Gold. Aspettate, si chiama Pot Gold, che è questo nude, un rosa nude abbastanza glitterato. Questo è il Pot Gold, molto molto bello, è un nude semplice, bellissimo, mi strapiace tanto. Bello, perché nude è un semplice rosa, per intenderci, chiaro, grazioso. Adesso vi mostro l'Hyperfusion, che è questo di qua, che è una specie di marroncino che ha qualche... Allora, lo mostro così potete capire. È un marroncino che ha dei glitter sul rosa. Quindi, sti glitter sul rosa fa in modo che questo colore è molto carino. Hyperfusion, come vedete, è una specie di color tipo su un viola, ha qualche leggera punta di viola, capite? Perché c'è appunto questi glitter così, è bello. Adesso vi mostro il Pretty Illusion, che è un marroncino nude molto chiaro. Questo è il Pretty Illusion, come vedete è un nude sul marroncino che ha anche qualche puntina di rosa. C'è anche questi glitter, insomma, è carino come rossetto da tutti i giorni, perché non è molto... tipo con un trucco sul tipo molto carico, e questo colore è meraviglia. Adesso vi mostro il Celestial Crush. Questo è molto molto bello, è un rosa. Come vedete è molto carino, glitterato, insomma, sono tutti sul nude rosa. Questo è Celestial Crush, oh Crush, molto bello, vedete sul rosa semplice, come stra piacendo. Adoro troppo. Speriamo di non fare pazzia. Cioè, nel senso di fare pazzia e di andarlo a comprare. Spero di no. Adesso andiamo un pochettino sul colorato, si chiama Aura On, che è questa specie, anche una specie di arancione. Sì, una specie di color corallo, ecco, glitteroso. Questa è l'Aura On, no Laura, Aura On. Anche questo non è male, devo dire la verità, non lo so. Solo che è troppo c'è da lì, però è... un color corallo, sì, carino. A me non piacciono questi colori corallo. Quanto ne mancano? Ah, gli ultimi tre. Wow. Abbiamo il Defying Gravity, che
che è questo sempre sul marroncino. Eccolo, vedete, è un nude proprio piatto, così semplice, quotidiano. Abbastanza idratante. Adesso vi mostro la penultima tonalità, che è Nude Eclipse, che è questo nude sul marroncino. Sì. E questo non è neanche male, devo dire la verità, però dico, non è tanto dei miei generi, per esempio. Vabbè, dei miei generi ci può essere perché adoro i nude, i colori molto chiari. Beh, alleluia, si è lodato, finalmente l'ultimo. Non che sia stanca di farli, però capite, struccare, struccare, struccare. Figuratevi che poi devo fare anche quelli di un'altra linea che sono... Allora, questo si chiama Interstellar Love, che questo è un marroncino nude come quello, tipo come questo, però glitterato, è chiaro. Vedete, è molto più chiaro anche lui glitterato, però è bello, cioè tenue di qui e di là. Ragazze, allora io ho finito di mostrarvi tutte le 20 tonalità del rossetto Prism. Ditemi cosa ne pensate, se vi piace, cioè se vi piacciono i colori e quali vi piacciono. Io già i miei ve l'ho detto, quindi no problem. E niente, comunque io sono molto contenta di fare questi video perché? Perché ci sono molte ragazze che mi hanno ringraziato anche sulla pagina, infatti vi mando un bacino. Mi hanno ringraziato che grazie a... i miei video dove mostro alcuni rossetti, adesso non mi ricordo quali ho mostrati perché è passato un bel po'. Sono riusciti a comprare i rossetti grazie, cioè vedendo la tonalità reale, e io sono molto contenta su questo perché comunque è sempre già un passo avanti da quello che volevo comunque realizzare io. In che senso? Nel senso che facendo questi video io volevo mostrare alle persone i rossetti come sono, come si mostrano nel reale, che i colori comunque sono diversi a volte anche dal catalogo, molto diversi. Infatti, peccato che non ci sono quelli della Color Trend campioncini, perché sennò farei anche quelli di rossetti, specialmente alcune delle mie clienti, alcune amiche, alcune ragazze no, presentatrici, clienti, non clienti miei, però clienti in generale di altre persone che si ordinano i colori e hanno difficoltà. Capite? Ed è brutto, io vedere persone che hanno difficoltà è una cosa troppo brutta. Comunque, ci salutiamo, prossimamente farò un altro video, non so se lo farò adesso o prossimamente, vedremo un po' come mi sento. E niente, vi saluto, mando un bacio e alla prossima, ciao!